Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Io sono Maricelle e oggi siamo con la nostra famiglia Swan. Andiamo. Ed eccoci tornati dalla nostra disperata ragazza che ha passato appunto una giornata tremenda a lavoro, veramente tremenda, perché non solo non abbiamo venduto niente, e vabbè, erano tre quadri in croce. Però veramente, cioè, qualsiasi cosa lei dicesse, la prendevano in antipatia subito, smettevano di voler comprare. Terribile, quindi va bene. Vediamo se ho qualcosa da mangiare. Mi sa che ha variato. Ah, non c'è più niente. Allora fai una cosa, butta il cibo variato. Tu come stai? Allora, fai i compiti. Allora, in questa puntata tenteremo di tornare al negozio. E speriamo bene. Oh, speriamo veramente bene. Comunque, quanto abbiamo di soldi? Fondi 144. Aspettate. Ah, ok. Quindi abbiamo qualcosa di fondi di unità familiare. Potresti cucinare un pasto, vediamo. Servi colazione, magari delle uova strapazzate. Facciamo uova strapazzate. Tanto per cambiare, no? Sempre uova strapazzate. Dovresti ancora. Allora, conseguire il livello 5 di abilità mentale. Quanti giorni di tempo abbiamo? 7. Allora, io direi, prima proviamo a guadagnare un po' di soldini, la facciamo riprendere un attimo di felicità, eccetera, di cose, diciamo, perché dobbiamo comunque provare ad andare a vendere, quindi lei deve essere contenta, abbastanza contenta. Proviamo a chiamare il fidanzato, che non so se però adesso sia a scuola. E tra parentesi, ah no, aspettate, perché è domenica, no? Benissimo, quindi possiamo chiamare il fidanzato. Magari ce lo portiamo anche a lavoro. Lei ha fame, prendi una porzione anche tu. E gli hai già finiti i compiti? Hai già finito i compiti? Sì, però puoi fare le attività extracurricolari, cosa che assolutamente farai. Oltre a sviluppare le tue abilità, perché nella nostra challenge, come continuo a dire, noi dobbiamo riuscire a portare la sua aspirazione al massimo possibile. Non so se riusciremo a fare tutto, probabilmente no. Crea 3 pozioni dell'emozione. Alla fine dovremo riuscire a dedicarci prima che passi l'età. Però tu riprenditi e intanto chiama il tuo boys. Allora, dov'è? Invita un sim. Invita nel lotto attuale, perfetto. L'amore qua della tua vita. Tu magari devi fare pipì, però stai benone, quindi puoi continuare le attività extracurricolari. Devo dire che questa casetta mi piace tanto perché è poveri, cioè è povera come casina, nel senso che veramente, però è tanto carina così, non so, mi piace un sacco. Sì, invita l'uomo utile e questa riponila. Ecco, lei è stressatissima, tra un po' ti passerà lo stress, ma magari sfogati un po', parlaci, condividi un segreto, perché l'amicizia è buona, ma insomma dobbiamo alzare anche tenere anche quella magari un pochino alta, oltre alle scappatelle chiaramente, ma guardate com'è stressata, eh. Dai che dobbiamo andare a lavoro, avanti. Cioè, ma guardalo mentre parli, no? Cioè, lui ci parla girata di lato. Togliamo i muri a sta casa. Poi c'è la faccia tipo. Mamma mia. Ah, entriamo anche nella modalità costruisci tra un attimo, perché voglio farvi vedere una cosa. Prima facciamole fare la scappatella. E per allegrarla un po'.
ma voglio farvi vedere una cosuccia. Allora, ok. Stai benone, fantastico. E quindi scegli abiti. Vai. Eccoci qui. Allora, volevo farvi vedere un paio di acconciature che ho, cioè, che ho scaricato da The Sim Resource. Non so se si dice così. Allora, contenuto personalizzato. E magari le cambiamo l'acconciatura. Appunto, sono le acconciature pasquali che, di questo periodo. Oddio, è stranissima. Allora, io direi, praticamente le acconciature pasquali erano o questa, per bambine invece non avevo trovato niente, dovrei guardare meglio. Io le metterei, non lo so, adesso che va a lavoro, magari questa? Dai, allora, io le metto questa. Ditemi se vi piace e fatemelo sapere nei commenti oppure insomma mettete sempre mi piace come al solito e intanto andiamo a lavorare. Eccoci qua. Allora, mentre la nostra sorellina fa i compiti, io direi andiamo con lei, facciamo viaggia. Portiamo anche il fidanzato. Ma cos'è gli occhiali di notte? Beh, vabbè, portiamo anche lui, che non sia mai che magari vuol comprare qualcosa. Secondo me sta troppo carina con questa acconciatura. Allora, sì, andiamo con te. Dove l'avevo messa? Eccoci qua, la nostra sì, negozio, vabbè, parolone negozio. Dai, andiamo. Eccoci arrivati, al muro c'è ancora? Sì, eccoci qua. E allora, apriamo il negozio, attiva, divertita, sì, è tutto in vendita. Ho messo il prezzo caro, ho fatto un azzardo, insomma, lo so, però. Allora, il fidanzato dov'è? Ok, se n'è già andato, fantastico. Però adesso arriveranno le persone. Guardate, guardate con che aria sprezzante. Allora, rispondiamo alle domande. Proviamo. Magari ci va meglio visto che è di buon umore. No, si odiano? Ma perché? Non vi ha fatto niente nella vita. Magari rallegra. Proviamo a parlare un po' normale. Condividi foto, facciamo un po' di. E rispondi alle domande. Cioè, facciamo un po' di amicizia magari anche, ecco perché. Il primo impatto sembra sempre negativo, non so. Saluta il cliente. Dai. Dobbiamo fare una bella impressione. Devo vendere almeno un quadro. Almeno uno. Dai, allora, chiedi della sua giornata, parliamo anche di altro, oltre che del negozio, chiedi della fascia di prezzo, sembra andare meglio stavolta, è la cosa. Lei ha la barra più alta, chiedi della fascia di prezzo. Guardate, guardate che pettinatura. Ricordo che l'ho scaricata da The Sims Resource. Sì, va bene, mi racconti le tue storie, della tua vita, però io vorrei anche che tu comprassi qualcosa. Rispondi alle domande. Dai, avanti. Abbiamo due clienti, potenziali clienti. Cioè, clienti, non potenziali clienti, diciamo, potenziali acquistatori. Allora. Sì, no, sta andando meglio comunque dell'altra volta, eh. Non c'è paragone, era proprio il malumore fa. Anche se lei si vorrebbe divertire ancora, per quello io volevo il fidanzato, perché al limite mettevo un cespuglietto, lo nascondevo là dietro al muro, e insomma potevano andare così un po' a divertirsi. Cosa ha detto di antipatico adesso? Si parla anche di altro, ecco, offre informazioni, forse ci siamo, consigli alternative. E va bene, con lei intanto. Consigli alternative. Ah, c'è anche entusiasmati per il negozio. Allora, fallo, entusiasmati. No, dov'era?
C'era, vabbè, niente. Sì, lei si è annoiata. No, 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 rianimati perché dobbiamo guadagnare, mamma mia. Risponde alle domande. Dai, c'è quasi, questa c'è quasi, eh. Io comunque provo con tutte e due sempre perché offro informazioni. Dai, secondo me con lei ci siamo, forse. Sì, ti sto informando. Mamma mia. E entusiasmati per i prezzi. Sì, dai. Avanti. No, 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 non si è entusiasmata lei per i prezzi. Rallegrala un po'. Entusiasmati per il negozio, magari. Cioè, oddio. Comprendo che ci sia poco da entusiasmarsi, no? Cioè, guardate. Però. Complimento sincero. E offri ancora informazioni. Dai, comprami almeno un quadro. Sì, che scelta, che convenienza! Sarà di cliente. Secondo me questa pettinatura così molto IEA ha funzionato. E in più è tornato anche il nostro fidanzato, che ci torna utile. Dai. Avanti. Avanti, dai, serviamo lei. Sì, dai, dobbiamo comprare anche qualcosa per velocizzare la vendita, secondo me, perché è veramente. Sì, Oban ci sta facendo stalking, stalking. Questo si chiama. Sì, ma fai. Allora, quante volte ce l'ha chiesto finora? Centinaia. Avanti. Noi abbiamo da lavorare. Fantastico, 2,44. Benissimo. Allora. Cavolo, abbiamo venduto solo un quadro. Però potremmo anche farcelo bastare, perché è comunque molto di più di quello che guadagna normalmente. Vedete, con il suo lavoro. Quanto guadagna col lavoro? Sì. E cos'è che suona? Ok, scusate. Ah, che scelta e convenienza. No, serviamo anche lei, quindi. E poi magari con questa puntata ci fermiamo qui, direi, dopo aver servito lei. A meno che non voglia comprare anche questa signorina. Ci fermiamo perché abbiamo già fatto un 15 minuti di video e devo caricare poco poco alla volta perché il mio wifi è quello che è. Ma oh, no, no, ci ha tradito. No, non ci ha tradito. Ha comprato, ragazzi, ha comprato. Bene, questi non. Chiudiamo il negozio intanto. Tu vuoi comprare? Non credo. Comunque, chiudi il negozio. Perché? Perché comunque questi noi no, assolutamente non li riforniamo, altrimenti perdiamo tutto. Ok, 553, ragazzi. Possiamo pagare le bollette. Quindi rimuovi l'insegna, rimuovi l'insegna. E dovremmo rifornirli. Quindi facciamola tornare a casa. Vai a casa. È un po' tesa, ma la giornata è andata bene, quindi non ci frega. Vai. Ok, ragazzi, eccoci a casa. Allora, io direi, trasferiamo i fondi del negozio e ci mettiamo un 600. Sì. Che sì, è un pochino meno di quello che avevamo prima di comprare il negozio, però comunque questo lavoro ci porterà lontano, si spera. E quindi io direi che per questa puntata, brava che tu bevi il latte, noi possiamo fermarci qua. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, commentate, datemi consigli, mettete un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!